presentato un pacchetto di misure urgenti a sostegno delle collettività produttive. Più di 10 milioni di risorse nazionali assegnate alle Marche e che ora vengono messe a disposizione delle attività che hanno subito danni ingenti come le chiusure forzate a causa della pandemia. A dare l'annuncio oggi è stato il vicepresidente Mirko Carloni, coordinatore degli assessori alle attività produttive della Conferenza delle Regioni. Diversi settori che potranno beneficiare di questi contributi a fondo perduto, come quelli dell'intrattenimento e cerimonie, a cui sono stati riservati quasi 2 milioni e 890 mila euro. Rientrano ad esempio le attività di organizzazione di feste, catering, banqueting, bomboniere, spettacoli pirotecnici, riprese fotografiche e sartorie per abiti da sposa e costumi da teatro. Quasi 600.000 euro poi vanno sia al trasporto turistico sia ai parchi tematici e divertimento. Fanno parte di quest'ultima categoria le discoteche, le sale da ballo e da bowling, l'organizzazione di eventi e il noleggio di attrezzature. Le domande potranno essere presentate dal 17 gennaio alle ore 12 dell'11 febbraio e l'importo del contributo potrà essere rimodulato in base al fondo disponibile. Inoltre, per la prima volta nelle Marche, ben 6 milioni di euro vengono destinati al sostegno delle imprese per rafforzare il patrimonio. Abbiamo deciso di creare un basket a disposizione dei confidi presenti sulle Marche per poter fare un contributo a fondo perduto per ricapitalizzare e patrimonializzare le imprese. Cosa significa? Che ogni imprenditore che vuole versare capitale sociale per migliorare il proprio rating con le banche, quindi poter accedere di nuovo a finanziamenti o poter ripartire dopo le moratorie, possa avere un contributo pari al 50% del versato, anche e soprattutto per i ristoranti. Questa è una misura specifica che abbiamo fatto solo per alcune categorie, ma l'elemento più importante è la patrimonializzazione, perché ovviamente possono accedere tutte le imprese. Anche chi ha avuto altri ristori può poter avere, in un momento storico come questo, dove finiscono le moratorie, un contributo per ripartire. E lo dico anche perché magari può sembrare un contributo di secondo livello, invece chi può avere fino a 25, fino a 50 mila euro per poter ricapitalizzare la propria azienda oppure trasformare da una società di persone in società di capitali significa rafforzare il sistema produttivo marchigiano. Altra novità, come ha spiegato l'assessore Guido Castelli, sono i 4 milioni e mezzo destinati alle attività collegate agli impianti sciistici. Ne serviranno probabilmente altri, soprattutto se verificheremo la congruità, come riteniamo, e l'appropriatezza di questa misura. Quindi l'appuntamento è per la nuova programmazione europea, che potrà dare anche ulteriori risorse per poter sviluppare una misura importantissima. Le aziende marchigiane sono per il 95% piccole o piccolissime, con meno di 10 dipendenti. La sfida di rendere sostenibile il loro debito a fronte della crisi e di tutto quello che è successo è primaria per l'ente regione.